Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nell'Eucaristia la gloria di Cristo è velata. Il sacramento eucaristico per eccellenza è Mysterium Fidei. Tuttavia, proprio attraverso il mistero del sottotale nascondimento, Cristo si fa mistero di luce, grazie al quale il credente è introdotto nelle profondità della vita divina. Il tuo spirito infondi nei nostri cuori, o Padre, e ci faccia esultare di gioia per questo, per quanto fai per noi. Concedi che nel tuo Figlio Gesù sappiamo renderti grazie, restituendo il servizio di bene che abbiamo visto e ricevuto da te, Signore, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il quadrettino e la lavanda di piedi, per questo siamo invitati anche noi al servizio, come Gesù ha fatto nei nostri confronti. E per questo vogliamo ricevere la benedizione. Quello che farete al più piccolo tra voi, sapete, l'avete fatto a lui. Battete le mani. Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura. La mano, nella mano degli amici miei, cammino tra la gente della mia città. E non sento più se sento la stanchezza e quando brinda l'ansia a me, perché sarà che a strada ci sei tu. Grazie, mio Signore, non ho più paura, vedi, con la mia mano, con la mano degli amici miei, cammino tra la gente della mia città e non sento più freddo. Non è speranza che sei quando è dritto davanti a me, perché sarà brava, ci sei tu. Se amato e veramente perdonato vivi tra noi, non ci separasse, e questo senso sempre vincere tra voi. Sapete, l'avete fatto a noi. Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura. Perché con la mia mano, nella mano degli amici miei, cammino tra la gente della mia città, e non mi sento più solo. Sento la stanchezza quando è lì davanti a me, perché tu la strada ci sei tu. Signore, non ho più paura, perché con la mia mano nella mano, perché nella mia città, e non mi sei tu. Signore, non ho più paura.
Signore Gesù, hai condiviso la nostra condizione umana, anche nella sofferenza fino alla morte di croce. Ci hai insegnato ad accettare il dolore con amore paziente. Anche noi, tua Chiesa, ti seguiamo su questa strada, attingendo dall'Eucaristia la forza per affrontare ogni situazione della nostra vita. Benedetta.